Sono le prime ore del mattino del 10 novembre 1938. Un telefono che squilla la mattina presto ha un suono speciale. È improvviso, inaspettato, stridulo e perentorio. È così che Laura, moglie di Fermi, ricorda quella giornata. Fu infatti lei a rispondere al telefono. Pronto? Casa del professor Fermi. Desidero avvertirla che il professor Fermi sarà chiamato al telefono da Stoccolma oggi pomeriggio alle 6. Svegliati, Enrico! Stasera alle 6 ti chiameranno al telefono da Stoccolma. Fermi capisce subito. Una telefonata di questo genere può voler dire il premio Nobel. Ma non c'è tempo per rallegrarsi. Il viaggio in Svezia è l'occasione per realizzare un piano al quale Enrico lavora da mesi: lasciare l'Italia ed emigrare negli Stati Uniti. Le ore del pomeriggio trascorrono con lentezza insopportabile. Poi, finalmente, arriva la telefonata tanto attesa. In linea c'è il segretario dell'Accademia delle Scienze di Stoccolma che annuncia ad Enrico il conferimento del premio e ne legge la motivazione. Al professor Enrico Fermi di Roma, per la sua identificazione di nuovi elementi radioattivi prodotti con bombardamento di neutroni e la scoperta, fatta in relazione a questo lavoro, delle reazioni nucleari effettuate dai neutroni lenti. Il dado è tratto. La Svezia sarà solo una tappa. Nonostante i successi scientifici, la sopravvivenza del gruppo di Fermi nel clima culturale e politico dell'Italia fascista è diventata sempre più difficile. A causa della mancanza di adeguate prospettive di ricerca e di finanziamento. E dopo la promulgazione delle leggi antisemite che colpiscono tutti i cittadini italiani di origine ebraica, privandoli dei più elementari diritti civili. E Laura è ebrea. Si arriva così al 6 dicembre, giorno della partenza. Alla stazione ci sono Rasetti e Amaldi e il commiato ha un solo significato: è la fine di un'epoca. Del resto, già da tempo, il gruppo dei ragazzi di via Panisperna si era assottigliato sia per ragioni personali sia accademiche. Quando in Italia fu proiettata nei cinema la registrazione della cerimonia, si scatenarono critiche per l'atteggiamento di Fermi giudicato poco patriottico. Non indossava l'uniforme d'accademico d'Italia e non aveva fatto il saluto fascista. Le autorità italiane ignorano che Enrico, Laura e i due figli, Giulio e Nella, si sono già imbarcati su un piroscafo diretto a New York.